sapete tutti, l'11 settembre è una giornata che è entrata nei libri di storia. E c'è entrata perché sicuramente è l'evento di tipo bellico più importante di questo secolo. È stato l'attacco alle Torri Gemelle l'elemento iniziale di un conflitto che è tuttora in corso tra terrorismo islamista e quello che noi chiamiamo il nostro mondo. Ma l'11 settembre è stato anche tante altre cose, la nostra perdita dell'innocenza riguardo al fatto che queste cose potessero o non potessero succedere. La fiducia enorme nel fatto che la superpotenza americana fosse corazzata e avesse strumenti di difesa preventiva tali da rendere impossibile un'assimilazione, posto che qualcuno ci avesse potuto pensare. E tanto altro che si è dissolto in quell'inizio del pomeriggio, ora italiano, in quella mattina americana dell'11 settembre. Ma questa sera noi vogliamo tornare su aspetti che non sono mai stati del tutto chiariti e su altri su cui il dibattito è continuo, incessante. Parliamoci chiaro, quell'11 settembre del 2001 ha fatto nascere una serie di teorie cospirazioniste, complottiste, in gran parte controfattuali. Ci sono cose di cui non parleremo stasera, c'è qualcuno che è arrivato a dire che c'erano ebrei che si facevano le foto sorridenti e con il segno di vittoria con dietro le Torri Gemelle che bruciavano, o altre scempiaggini di questo tipo. Queste vi facciamo grazia, come è chiaro. Ma non c'è dubbio che da quel giorno, da quel tempo, da quel momento è cominciata davvero la produzione in grande serie di idee, teorie completamente opposte alle versioni ufficiali. Un po' perché le versioni ufficiali, come succede nei grandissimi avvenimenti inattesi, sembravano insufficienti. E un po' perché è desiderio, evidentemente, del nostro tempo avere sempre una verità diversa. Non è un caso che subito dopo, l'11 settembre, nacque quella produzione libraria che iniziò con quel libro Tutto quello che sai è falso. Tutto quello che sai è falso, e cominciava proprio da quello che era successo l'11 settembre. E tanti, tanti libri, tanti film sulla teoria del complotto sono fioriti in questi 16 anni. Ma non dimentichiamo un'altra cosa, e qui la voglio ricordare, perché sennò la verità sta sempre da una parte. 15 mesi dopo l'11 settembre, la Casa Bianca, il presidente Bush, il segretario di Stato Colin Powell sfornarono una fake news, una bufala, una palla, come si direbbe nel linguaggio parlato. Dissero che Saddam Hussein aveva le armi di distruzione di massa celate e nascoste in territorio iracheno, e quella fu l'occasione per scatenare la guerra che portò alla cattura e poi all'impiccagione di Saddam Hussein e a una situazione che è quella che conosciamo. Quella prova era inventata, quella era una fake news, quella era una bufala. E ce ne sono state tante, ovviamente, nella storia umana, di invenzioni che sono servite agli stati a creare o a sopire guerre. Ma questo ci deve far ricordare che tutto deve essere provato, tutto deve essere confrontato, nulla deve essere dato per certo. Ma quello che noi sappiamo dell'11 settembre pare, alla gran parte dell'opinione pubblica, degli osservatori, degli esperti, a prova assolutamente di confutazione. È stato impossibile in questi anni per i cospirazionisti trovare un'idea complessiva alternativa sullo svolgimento, sulla trama dell'11 settembre, che non fosse quella che si lega a Bin Laden e ai suoi uomini, al comando suicida, ai vari comando suicida che hanno preso possesso degli aerei per portarli verso le Torri Gemelle, verso, come sappiamo, il Pentagono, verso forse la Casa Bianca, forse il Congresso americano, in quel tentativo di dirottamento che finì poi con la rivolta dei passeggeri e quell'aereo precipitato. Tutto vogliamo mostrarvelo questa sera con quelle che sono le tesi dei complottisti e quelle che sono le tesi di coloro, i debunker, che in questi anni si sono sforzati di spiegare perché tutto quello che veniva detto dai complottisti era falso, era artefatto, non ci stava. A voi poi giudicare. Noi la nostra scelta l'abbiamo fatta, ma qui è come
Per i tanti fatti della storia, l'importante è ricordare e cercare di capire, non imporre una soluzione. Col lavoro di Silvia Brasca e di Paolo Stella, con l'aiuto produttivo di Edoardo Miceli, con il lavoro che è stato fatto, abbiamo cercato di offrirvi in questo 11 settembre un qualcosa che non fosse rituale, scontato, semplice ricordo di una giornata che è stata comunque memorabile, come state vedendo in queste immagini di oggi. Ground Zero, il nome di ognuna delle quasi 3.000 vittime scandito davanti ai familiari e chi ha voluto essere lì per ricordare una data comunque per tutti indimenticabile. Prima di entrare nel merito del confronto ancora acceso tra complottisti e non, ripercorriamo le ore e i passaggi cruciali dell'11 settembre 2001. Alle 8.46 di quel martedì, il Boeing 767 dell'America Airlines, volo American 11, partito alle 7.59 dall'aeroporto internazionale Logan di Boston verso Los Angeles, con 81 passeggeri a bordo e 11 tra uomini e donne d'equipaggio, si schianta alla velocità di circa 790 km all'ora contro la torre nord del World Trade Center di New York, penetrando tra il 93esimo e il 99esimo dei 110 piani del grattacielo alto 417 metri. Diciassette minuti dopo, alle 9.03, un altro Boeing 767, volo United 175, con a bordo 56 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio, decollato alle 8.14, sempre dall'aeroporto internazionale Logan di Boston e sempre con la destinazione Los Angeles, colpisce la torre sud del World Trade Center tra il 78esimo e l'84esimo piano, alla velocità di 950 km all'ora. George Bush, dalle 8.55, è in visita alla scuola elementare Emma Booker di Sarasota, in Florida. Un uomo dello staff lo informa dello schianto al World Trade Center, descrivendo però un piccolo aereo. Notizie non approfondite e la visita alla scolaresca prosegue. Alle 9.06 è Andrew Card, capo di gabinetto della Casa Bianca, ad avvicinare il presidente e sussurrargli all'orecchio queste parole. Un secondo aereo ha colpito il World Trade Center, l'America è sotto attacco. Rimane in attesa di un'eventuale replica, ma Bush non risponde e alle 9.15 in un'altra aula della scuola tiene la prima riunione d'emergenza e poco dopo, sempre nel complesso dell'Emma Booker, rilascia una prima dichiarazione alla stampa. Ladies and gentlemen, this is a difficult moment for America. Alle 9.37 il Boeing 757 dell'American Airlines, volo American 77, partito alle 8.20 dall'aeroporto di Dulles a Washington, destinazione Los Angeles, con 58 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio, impatta contro la facciata ovest del Pentagono ad Arlington, alla velocità di circa 850 km all'ora. Alle 9.59, poco meno di un'ora dopo l'impatto, la torre sud del World Trade Center inizia a crollare verticalmente, innalzando un'immensa nuvola di polvere. Alle 10.03 il Boeing 757 dell'United Airlines, volo United 93, partito dall'aeroporto di Newark a New York, alle 8.42 destinazione San Francisco, con 44 passeggeri a bordo e 7 membri d'equipaggio, si schianta in Pennsylvania in un prato di Shanksville, cittadina sud-est di Pittsburgh. A
alle 10.28 anche la torre nord del World Trade Center a 1 ora e 42 minuti dall'impatto crolla verticalmente. Alle 17.21 a crollare su se stesso è il cosiddetto edificio 7 del complesso del World Trade Center, 47 piani, alto quasi 174 metri, che ospitavano, oltre gli uffici di società finanziarie assicurative private, anche uffici governativi come l'OEM, il New York City Office of Emergency Management, al 23° piano, che doveva predisporre proprio la gestione di eventi emergenziali, e al 9° e 10° piano uffici dei servizi segreti. Con il rientro di Colin Powell, allora segretario di Stato dal Perù, la linea di comando della difesa USA converge su Washington. Il presidente Bush, dopo aver fatto soste con il suo Air Force One in due basi militari in Louisiana e Nebraska, alle 18.54 rientra alla Casa Bianca. Nei 4 attacchi sono morti 2.996 tra uomini e donne. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. L'amministrazione Bush e le intelligence occidentali accusarono subito Osama Bin Laden dal suo rifugio in Afghanistan nel 2001, ancora sotto il controllo dei talebani. Il principe del terrore, già ricercato numero uno dall'FBI, aveva ideato, finanziato e organizzato gli attacchi. È stata la più grande e costosa inchiesta della storia dell'FBI, che circa 15 giorni dopo fu in grado di diffondere identità, alias e fotografie dei 19 dirottatori. Mentre ancora tutto taceva sul fronte della rivendicazione, gli investigatori federali affermavano che le prove che mettevano in relazione gli attacchi con Al-Qaeda e Bin Laden erano chiare e irrefutabili. Il lavoro di decostruzione, ricostruzione della verità ufficiale, dalle prime relazioni dell'FBI al rapporto ufficiale della commissione d'inchiesta sull'11 settembre, che ha lavorato dal novembre 2002 fino all'elaborazione del rapporto pubblicato il 22 luglio 2004, è stato puntuale, meticoloso, organizzato in un lavoro di squadra e scambio di informazioni tra chi non ha mai creduto e ancora non crede che gli attacchi di quel martedì mattina siano stati organizzati da Al-Qaeda e portati a termine da questi 19 giovani dirottatori. I testi che presenteremo a conforto delle tesi complottiste rappresentano la visione a tutt'oggi corretta del problema da parte della maggioranza del 9/11 Truth Movement, confermata anche a nome del Consensus Panel che Massimo Mazzucco, regista del film documentario La Nuova Pearl Harbor e direttore del sito luogocomune.net, rappresenta ufficialmente. Da anni invece il gruppo di lavoro che si raccoglie intorno al sito 11settembre.info e al giornalista informatico Paolo Attivissimo a impegnarsi per smontare le tesi complottiste. Abbiamo raccolto il loro lavoro più aggiornato e abbiamo messo a confronto le loro conclusioni sullo scenario di quel giorno drammatico e sui 4 attacchi. Prima dell'11 settembre gli Stati Uniti avevano ricevuto da diversi servizi segreti stranieri svariati avvisi di un imminente attacco terroristico con aerei dirottati. In quei mesi l'allora capo della CIA George Tenet, in carica da 4 anni, dal luglio del 97, aveva convocato una serie di riunioni proprio per lavorare sull'ipotesi di un attacco terroristico interno. Il New York Times rivela che nel 2007 la CIA, in un rapporto riservato, scriveva che una 50 di agenti di Langley sapeva dal 2000 che Nawaf al-Ansi e Khalid al-Midar, due dei presunti dirottatori, erano negli Stati Uniti, ma non avvertirono l'FBI.
e nemmeno Richard Clark, allora responsabile nazionale dell'antiterrorismo, venne a conoscenza di informazioni importanti, tanto da fargli sospettare che all'interno dei servizi di intelligence qualcuno intenzionalmente lo avesse tenuto all'oscuro. Anche l'FBI avrebbe sottovalutato o accantonato di proposito alcuni rapporti preparati dagli agenti che suonavano come campanelli d'allarme su un possibile attacco contro gli Stati Uniti, eppure il Pentagono sembrava fermo e inerte di fronte all'allerta. La CNN ha rivelato che il 10 settembre era stata portata allo studio Vale la bozza di un piano per combattere Al-Qaeda, invadere l'Afghanistan, compreso il finanziamento per 200 milioni di dollari per armare i nemici dei talebani. Bush lo avrebbe firmato solo al suo ritorno dalla Florida. Ci si domanda quindi per quale strana coincidenza l'attacco alle Torri Gemelle sia arrivato proprio la mattina seguente. Anche perché la mattina dell'11 settembre 2001, stranamente, c'erano soltanto 4 caccia in stato di allerta per difendere l'intero settore nord-orientale degli Stati Uniti, comprese le città di New York e Washington. E così i 4 aerei dirottati riuscirono a volare liberamente su quasi una decina di stati americani senza essere abbattuti e nemmeno intercettati. Dalle 8.46, quando il volo American 11 finì sulla torre nord del World Trade Center, alle 10.03, quando il volo United 93 precipitò sul prato di Shanksville, in Pennsylvania. Any large pieces of debris at all? No, there was nothing that you could distinguish that a plane had crashed there. Nessuno è riuscito a intercettarli, nonostante i 4 aerei in volo, tranne qualche breve periodo, fossero stati sempre tracciati sugli schermi radar. Inoltre il segretario della difesa Donald Rumsfeld sparì per una buona mezz'ora durante gli attacchi terroristici, rendendo impossibile una eventuale autorizzazione all'abbattimento degli aerei dirottati, che sarebbe dovuta venire da lui. Il motivo per cui c'erano solo 4 caccia in stato d'allerta in tutto il nord-est è che proprio per quel giorno il NORAD, il Comando Difesa Aerospaziale del Nord America, aveva predisposto una serie di esercitazioni su larga scala che avevano portato buona parte dei caccia disponibili sull'Atlantico, in Canada e in Alaska. Ci si domanda chi abbia autorizzato queste grandi esercitazioni che hanno indebolito la difesa americana fino a renderla inefficace, visto che gli Stati Uniti erano stati ripetutamente avvisati di un imminente attacco terroristico con aerei dirottati. Inoltre il generale Myers e il generale Eberhard, che quel giorno erano le massime autorità militari sul campo, non pensarono di richiamare gli aerei dalle esercitazioni subito dopo che la seconda torre del World Trade Center era stata colpita, nonostante si fossero resi conto in quel momento che l'America era sotto attacco. L'ordine di richiamare i caccia dalle esercitazioni fu dato soltanto un'ora dopo, alle 10:10, quando ormai tutti e 4 gli aerei dirottati avevano portato a termine la loro missione. Invece di venire interrogati per il loro mancato intervento nel richiamare i caccia dalle esercitazioni, i 2 generali, dopo l'11 settembre, furono promossi a posizioni ancora più prestigiose. Quando George Bush tornò alla Casa Bianca nel pomeriggio dell'11 settembre, vi erano in cielo oltre 300 aerei militari a presidiare lo spazio aereo. Se quegli aerei fossero stati disponibili la mattina dell'11 settembre, gli attentati terroristici non sarebbero mai potuti accadere. Chi si mise ai comandi dei 4 aerei non aveva mai pilotato prima un grande aereo commerciale e non era certamente in grado di compiere le manovre proibitive che sono state osservate sui radar dai controllori di volo. I presunti dirottatori, inoltre, erano considerati dei pessimi allievi dai loro istruttori di volo, che li ritenevano incapaci di volare da soli persino con i piccoli aerei da addestramento. Ziad Jarrah, il pilota alla cloche del volo United 93, libanese di 26 anni, si addestrò in Florida dal giugno 2000 al gennaio 2001. Nel rapporto finale della commissione d'inchiesta sull'11 settembre si scrive che Jarrah chiese a una seconda scuola di volo in Pennsylvania di poter volare sopra il cosiddetto corridoio dell'Hudson, ma il permesso gli venne negato perché il pilota era ritenuto incapace di volare da solo.
Anche il pilota dell'aereo che si schiantò sul fianco del Pentagono, Annie Anjur, era stato ritenuto incapace di volare da solo dai suoi istruttori. Eppure sarebbe stato in grado di compiere una manovra complicata ai comandi di un grande aereo commerciale Boeing 757 dopo aver staccato il pilota automatico. 330 gradi di discesa circolare e volare radente in modo molto pericoloso. Aveva 12 ettari a disposizione sotto di lui, tanto è esteso il Pentagono, eppure scelse un volo a bassissima quota col rischio di schiantarsi prima di colpirlo. E perché non esistono immagini dei dirottatori all'interno degli aeroporti d'imbarco, mentre l'unica immagine disponibile è quella di Abdulaziz Alomari e Mohamed Atta che si imbarcano da un volo diverso in una città diversa all'alba dell'11 settembre? Nel 2005 viene rilasciato questo video che ritrae i dirottatori del Pentagono, volo American 77, mentre passano i controlli all'aeroporto di Washington. Ma la data non è impressa, per cui il video può essere stato girato in qualsiasi altro giorno, mese e anno prima dell'11 settembre. E poi non sono immagini a scatto, la ripresa è continua, non compatibile con quelle dei sistemi di sorveglianza dell'epoca. In 16 anni gli investigatori americani non hanno diffuso alcuna altra immagine di uno solo dei terroristi con la stampigliatura che ne fissi data e ora del passaggio in uno dei tre aeroporti d'imbarco degli aerei dirottati. Mancano inoltre i loro nomi nelle liste passeggeri. Nelle liste rese pubbliche da CNN e AP subito dopo gli attentati non compare un solo nome arabo. Non sono state diffuse neppure le loro conversazioni registrate dalle scatole nere. Non è stato trovato il registratore delle voci di cabina del volo American 11 che colpisce la prima torre e non viene ritrovato il cockpit voice recorder anche dello United 175. Quello del volo American 77 che colpì il Pentagono era danneggiato. Trovato ma requisito quello del volo United 93. L'FBI non diffuse mai i dialoghi, nonostante le famiglie delle vittime li abbiano richiesti con insistenza. Le uniche voci sono allora quelle registrate dagli uomini radar nelle torri di controllo, solo perché erroneamente i dirottatori avrebbero premuto il tasto di dialogo. Parla dal volo American 11 Mohamed Atta. E anche solo United 93, Ziad Jarrah avrebbe premuto per sbaglio quel tasto. E questa è la sua voce. Ma queste frasi possono essere state trasmesse da chiunque e da qualunque posto e non offrono alcuna prova che i dirottatori fossero realmente a bordo degli aerei dirottati. C'è inoltre il problema delle famose telefonate con i cellulari, confermate dagli stessi rapporti dell'FBI. Approfondite ricerche hanno dimostrato che quelle telefonate non possono essere state effettuate dagli aerei in volo a causa della velocità e delle quote a cui volavano gli aerei in quei momenti. Ci si domanda quindi da dove siano state fatte quelle telefonate e che fine abbiano fatto veramente i passeggeri. Martedì 11 settembre 2001. Il giorno perfetto per l'attentato perfetto? Quel martedì di settembre i cieli americani erano davvero privi di un'adeguata risposta perché la difesa aerea era impegnata in una serie di esercitazioni e solo 4 caccia erano a disposizione per alzarsi in volo. Nel 2001 la difesa aerea disponeva quotidianamente di 14 aerei scelti periodicamente tra le varie basi, considerando però che il pericolo potesse arrivare dall'esterno e l'11 settembre nessuno dei caccia pronti al decollo era sulle piste vicino a New York o al Pentagono.
Il nome della prima esercitazione era Operation Northern Vigilance e prevedeva lo spostarsi degli aerei verso l'Alaska e il Canada in concomitanza con un'analoga esercitazione da parte della Russia. Il NORAD l'aveva prevista anche in risposta ai movimenti dell'aviazione russa per essere comunque coperti da un eventuale sconfinamento in Nord America dei bombardieri di Mosca. Global Guardian, invece, era il nome della seconda esercitazione per mettere alla prova le capacità di reazione, controllo ed esecuzione delle procedure in caso di attacco nucleare. The activities of the four war games going on September 11th actually impaired our ability to respond to the attacks. Anche la commissione sull'11 settembre cercò di capire se quelle simulazioni avessero ritardato la risposta e, come ripeteva il generale Myers, giunsero alla conclusione che proprio per l'esercitazione in corso la reazione fu più veloce, con un adattamento di 30 secondi, come viene riportato in questo dialogo dal centro di controllo di Boston. E inoltre, il giorno dopo, era in programma a New York un'altra esercitazione che simulava la distribuzione di antibiotici alla popolazione dopo un attacco chimico. Tutto era diretto e coordinato dall'ufficio di gestione delle emergenze, che aveva sede nell'edificio 7 dell'area del World Trade Center. Proprio perché era stato già allestito un centro mobile di soccorso e coordinamento sul molo 92 nella parte sud di Manhattan, l'11 settembre gli impiegati che già erano stati convocati in anticipo il giorno prima dell'esercitazione per concluderne i preparativi, trovarono un punto di raccolta e coordinamento dopo l'evacuazione dalla loro sede. Questa la situazione non particolarmente anomala della difesa dei cieli USA quella mattina. È tutto da affrontare ora il tema dell'ordine di abbattimento di un aereo dirottato, un velivolo commerciale con a bordo decine di civili. You and the president had earlier discussed rules of engagement for taking down a hijacked airplane, but you were the one who gave the direct order to shoot down a plane that you were told, as it turns out incorrectly, was headed for Washington. Right. Nel dicembre 2011 l'ex vicepresidente USA Dick Cheney, in questa intervista alla rete Fox News, rivelò di aver dato l'ordine di abbattere il volo United 93, quello che si schiantò in Pennsylvania, per rispondere a una richiesta del presidente Bush di abbattere gli aerei civili che quella mattina non obbedissero all'ordine di atterrare. Ma un ordine non significa azione immediata, soprattutto se ciascun aereo non rimase più di 46 minuti ai comandi dei dirottatori, e dare l'ok definitivo alla morte sicura di decine di passeggeri è passaggio drammatico fino ad ora rimasto teorico. E qui si apre l'altro tema, quello della presunta inesperienza di volo dei quattro piloti dirottatori, che avevano conseguito brevetti di volo, giudicati buoni allievi dei rispettivi maestri, e si misero alla cloche di aerei commerciali solo dopo che i comandanti avevano completato una delle manovre più delicate di un volo, quella del decollo, e impostarono il pilota automatico con l'indicazione di dirigersi verso l'aeroporto più vicino, tornando al comando manuale in vista del bersaglio. Non erano piloti esperti, certo, e ne sono testimonianza alcune manovre che potrebbero sembrare sofisticate, ma che sono invece dovute all'azzardo dell'imperizia. Marwan Al-Shay, alla cloche del volo United 175 che si schiantò sulla Torre Sud, rischiò una collisione con l'aereo del volo Delta 2315, avvicinato fino alla distanza di 60 metri. Nelle due conversazioni telefoniche con il padre, il passeggero Peter Hanson riferì che l'aereo si muoveva a strappi, alcuni passeggeri si sentivano male e poneva dubbi sulla perizia del pilota. Oh my God, oh my God, oh my God. Per centrare la Torre Sud, nonostante fosse visibile in una mattinata di pieno sole e senza nubi, Marwan Al-Shay fu costretto a compiere una manovra brusca di virata verso sinistra. Fra gli altri gesti, i quattro piloti spensero i transponder, i dispositivi radio che emettono il segnale di identificazione, e il sistema di tracciamento radar statunitense nel 2001 non era affatto aggiornato. 19 dirottatori, 4 piloti.
C'è una spiegazione al perché siano solo queste le immagini di due soli gruppi di dirottatori ripresi negli scali. La sicurezza negli aeroporti USA nel 2001 era gestita dalla Federal Aviation Administration. Solo nel novembre del 2001 l'Aviation and Transportation Security Act assegnò alla TSA, Transportation Security Administration, il compito di assicurare la protezione del sistema dei trasporti con un'efficiente organizzazione di antiterrorismo. L'11 settembre tutto il sistema di protezione degli aeroporti era molto diverso da quello che venne messo in campo già nei giorni immediatamente dopo gli attacchi, e così mancava un sistema di videosorveglianza capillare negli scali americani e non solo. Questo aspetto è stato confermato dai responsabili dell'aeroporto internazionale Logan di Boston, che hanno affermato di non aver avuto telecamere che potessero riprendere i dirottatori. La Massachusetts Port Authority ora spende milioni di dollari per tenere in efficienza un sistema di videosorveglianza che nel 2001 non c'era. L'ipotesi che le uniche due voci dei piloti registrate siano un falso deve essere a sua volta dimostrata. Gioielli, fiori all'occhiello dell'architettura statunitense. Così erano universalmente considerate le Torri Gemelle, costruite alla fine degli anni 60 su uno dei terreni più prestigiosi e redditizi del mondo, nella downtown di New York, a due passi da Wall Street, nella zona più meridionale dell'isola di Manhattan. Eppure l'apparenza è diversa dalla realtà. Dopo 30 anni i due edifici erano invecchiati inesorabilmente, diventando obsoleti. I costi per riscaldarli d'inverno e tenerli freschi d'estate erano astronomici. La manutenzione molto più alta rispetto a grattacieli costruiti in epoca più recente, con tecniche moderne. Per mantenere le torri e i suoi uffici a livelli d'eccellenza, la Port Authority di New York e del New Jersey, proprietaria degli immobili, avrebbe dovuto rifare gli impianti elettrici, il sistema di condizionamento e le comunicazioni elettroniche, spendendo 800 milioni di dollari. Ma il vero problema era l'enorme quantità d'amianto presente negli edifici. Almeno 400 tonnellate di questo materiale altamente tossico furono utilizzate per le protezioni antincendio, per isolare i chilometri di tubature dell'acqua e per i condotti dell'aria condizionata. Ma c'era amianto anche nei pannelli dei controsoffitti, nelle trombe degli ascensori e persino nelle piastrelle dei pavimenti. Dagli anni 90 le nuove leggi prevedevano che nel caso di lavori di manutenzione si procedesse alla rimozione di tutto l'amianto. Ma i costi per farlo nelle torri sarebbero stati insostenibili. Quindi erano diventate troppo costose da mantenere, ma non si potevano demolire proprio a causa di tutto l'amianto. Tuttavia, per la proprietà si prospetta un inaspettato colpo di fortuna. Larry Silverstein, un imprenditore che già possiede l'edificio 7 del World Trade Center, si propone per acquistare un leasing di 99 anni sulle Torri Gemelle e il 24 luglio 2001 chiude l'affare. Subito dopo stipula una polizza assicurativa da 3,2 miliardi di dollari che copre anche l'eventuale completa distruzione. La mattina dell'11 settembre, contrariamente al solito, Silverstein non era andato a lavorare nel suo ufficio nella Torre Nord. In seguito chiese all'assicurazione ben 7 miliardi di dollari, sostenendo che gli attacchi erano stati due eventi separati. Alla fine l'accordo fu raggiunto sulla base di 4 miliardi e mezzo, un terzo in più del valore assicurato inizialmente. Senza contare gli 800 milioni incassati per il crollo dell'edificio 7. Tutto l'amianto presente ovviamente non fu mai rimosso, ma respirato dai cittadini newyorkesi e dai soccorritori che per mesi hanno lavorato alla rimozione dei detriti. Ma torniamo all'11 settembre. Perché le torri, dopo essere state colpite dagli aerei, crollano? Il governo americano affidò l'inchiesta tecnica al NIST, l'Istituto Nazionale per gli Standard della Tecnologia. Il rapporto finale sulle Torri Gemelle viene presentato nel 2005. La conclusione è che a provocare il disastro furono gli impatti dei Boeing e i conseguenti incendi. La responsabilità è dunque dei dirottatori islamici. Oh my god, an explosion now! Oh my god! Holy shit! Ma esiste un'altra organizzazione che è giunta a una tesi diametralmente opposta. Oh my god!
causare i crolli furono in realtà una serie di demolizioni controllate. A sostenerlo, architetti e ingegneri per la verità sull'11 settembre, un'associazione di professionisti del settore delle costruzioni civili con migliaia di esperti in ingegneria strutturale, scienza dei materiali, protezione antincendio e scienza delle costruzioni. La prima domanda da porsi è quanto solide fossero le torri. Molto poco, risponde l'inchiesta ufficiale. Gli edifici erano fragili e vulnerabili. Non è vero, replicano gli esperti di architetti e ingegneri per la verità sull'11 settembre. Le torri avevano una struttura centrale costituita da 47 colonne d'acciaio che sorreggevano gran parte del carico, circa il 60%. In particolare erano state progettate per reggere all'urto di un grande aereo commerciale lanciato a 900 km orari. L'ingegnere che le ha progettate, intervistato nel 93, spiegava: abbiamo cercato di prevedere tutto quello che sarebbe potuto succedere a questi edifici, compreso un aereo che li colpisce sul fianco. Il problema maggiore sarebbe il carburante che si rovescerebbe all'interno, divamperebbe un incendio terribile con molti morti, ma la struttura rimarrebbe comunque in piedi. Invece la Torre Sud crolla 56 minuti dopo essere stata colpita, mentre la Nord resiste per un'ora e 42 minuti. Ma perché avviene il cedimento strutturale? Non c'è nessuna prova che il calore sprigionato dagli incendi fosse sufficiente a compromettere il cuore d'acciaio degli edifici. Inoltre è l'inchiesta ufficiale stessa a segnalare che i roghi provocati dal carburante sono durati pochi minuti. Dopodiché l'unica fonte combustibile erano i materiali e gli arredi d'ufficio, che però non possono sviluppare un calore pericoloso per l'acciaio. A sostegno della tesi sulla demolizione controllata c'è anche la cosiddetta polverizzazione di tutto ciò che era contenuto nelle torri gemelle, i pavimenti in cemento dei piani e tutti gli uffici, compresi gli arredi. Ma anche la gran parte dei corpi delle vittime, in tutto 2749. La maggioranza di queste non fu mai ritrovata, sostanzialmente vaporizzata. Per quasi la metà di loro non è stato scoperto nemmeno un frammento sufficientemente grande da poter estrarre un campione di DNA. L'unico modo per poter spiegare un tale livello di polverizzazione è l'uso di potenti esplosivi. Dunque, demolizione controllata, compatibile anche con la velocità del crollo. Le torri, infatti, franano praticamente in caduta libera, come ha riconosciuto lo stesso NIST nel suo rapporto finale. Inoltre, più di 100 testimoni, tra cui poliziotti, pompieri e soccorritori, affermano di aver sentito prima e durante i crolli il boato tipico delle esplosioni. Infine, gli sbuffi di cemento che si notano molti piani più in basso rispetto al livello del crollo. Anche gli squips sono uno dei classici indizi di una demolizione controllata. Non è vero che le torri gemelle fossero dei mostri pieni di amianto. La Sud fu costruita senza l'impiego di questo materiale letale. Nella Nord, invece, l'amianto fu utilizzato nella pasta cementizia per il rivestimento a spruzzo antincendio delle colonne, ma soltanto fino al 38° piano. Per quelli successivi si scelse un prodotto privo di asbesto. Chi ritiene che si preferì montare la più grande messa in scena della storia, cioè il crollo delle due torri, pur di non procedere alla rimozione dell'amianto, operazione che sarebbe costata un'enormità, parte dunque da un presupposto errato. L'agenzia governativa Port Authority of New York e New Jersey, proprietaria delle Torri Gemelle e di molti altri edifici del complesso, decise di avviare la privatizzazione di tutto il World Trade Center nel settembre del 1998. Solo nell'aprile 2001 firmò un primo contratto con Larry Silverstein, 4 mesi e mezzo prima degli attentati, mentre l'accordo definitivo su una locazione di 99 anni arrivò il 24 luglio 2001, 6 settimane prima dell'attacco. È vero, Silverstein quel fatidico martedì non era presente nel suo ufficio all'88° piano della Torre Nord, dove aveva un appuntamento, ma è falsa l'insinuazione che fosse assente perché al corrente dell'attentato.
In realtà, la mattina dell'11 settembre 2001 era nella sua casa di Park Avenue. Si stava vestendo per andare ad un appuntamento con il medico che la moglie gli aveva prenotato. Appuntamento che provò a cancellare, come ha scritto anche il Wall Street Journal. Per questo, quando la prima torre viene colpita, Silverstein è ancora in casa. Il figlio Roger si trovava invece già nel parcheggio del World Trade Center 7, mentre la figlia fu bloccata dalla polizia quando era ancora lontana dalla zona commerciale della città. Secondo molti, l'immobiliarista avrebbe guadagnato miliardi di dollari dalla distruzione del World Trade Center grazie ad un'assicurazione stipulata poche settimane prima degli attentati. Ma non è così. La polizza valeva 3,5 miliardi, poco più del contratto di locazione stipulato. Ma non vanno dimenticati i mancati introiti degli affitti degli uffici delle torri e le clausole del contratto che lo obbligavano a ricostruire le Twin Towers a proprie spese. Ma torniamo all'11 settembre. I due piloti dirottatori che si schiantarono contro le torri per raggiungere New York usarono il sistema di navigazione automatico, come avevano imparato nelle lezioni di volo professionale seguite negli Stati Uniti per conseguire la licenza commerciale. Nulla di complicato, basta inserire le coordinate geografiche della destinazione, l'aereo fa tutto il resto. Solo una volta giunti in vista dell'obiettivo, presero il controllo manuale. La documentazione progettuale dimostra che le torri gemelle furono concepite per reggere lo schianto di un aereo di linea in atterraggio, ossia un aereo che volasse ad una velocità ridotta e non alla massima possibile, ma soprattutto che non avesse i serbatoi pieni di carburante. L'impatto degli aerei di linea trapassò la struttura e tranciò un gran numero di colonne portanti, asportò il rivestimento antincendio delle colonne d'acciaio e riversò dentro ciascuna delle torri oltre 30.000 litri di carburante. Le torri, in effetti, sopportarono l'urto, ma non il successivo incendio. Il carburante, che prese fuoco e innescò la combustione del contenuto delle torri su vari piani, si esaurì in poco più di 10 minuti. Ma gli incendi proseguirono perché alimentati dal materiale infiammabile. Arredi, rivestimenti, carta e le persone stesse. Le colonne portanti non si fusero, ma si ammorbidirono, perdendo gran parte della capacità di carico. La struttura iniziò a cedere proprio in corrispondenza degli impatti. I solai deformati si incurvarono verso il basso e tirarono verso l'interno le colonne strutturali delle facciate, che piegate e surriscaldate non ressero il carico dei piani sovrastanti, cedendo e innescando il crollo. I piani sottostanti opposero resistenza e non è vero che gli edifici franarono in caduta libera, come si vede in questo raro video girato da una barca in navigazione sul Hudson. La teoria di una demolizione controllata non sta in piedi per tutti i motivi appena elencati. In aggiunta, una demolizione controllata mediante esplosivo parte dal basso, mai dall'alto, come invece i cedimenti delle torri, che iniziano dai piani colpiti e andati a fuoco. Mancano anche i boati delle esplosioni, alcuni testimoni li hanno avvertiti, ma molto prima che le torri franassero. Inoltre, come detto, le facciate delle torri si incurvarono verso l'interno appena prima del crollo, cosa che non avviene nelle demolizioni controllate. Manca del tutto una massiccia e diffusa pioggia di schegge dei vetri delle finestre verso l'esterno, che sarebbe stata inevitabile se ci fossero state davvero delle esplosioni. Non è vero neppure che ci sia stata una vera e propria polverizzazione degli edifici. L'acciaio delle torri non si è affatto polverizzato, basta osservare le montagne di macerie, mentre il poco cemento presente nelle torri si è sbriciolato in pezzi di tutte le dimensioni. Infine, gli sbuffi che si notano ai piani inferiori rispetto alla linea del crollo non sono esplosioni, ma semplici nuvole di polvere, spinte in fuori dalla violenta compressione in atto. Nelle torri, oltre il 90% del volume racchiuso dalla struttura è spazio vuoto pieno d'aria, che quando la struttura collassa si comprime e cerca appunto vie di fuga. La
L'aereo che appare nei cieli di Washington la mattina dell'11 settembre era l'American 77, lo stesso scomparso dagli schermi radar nel West Virginia un'ora prima. Questo perlomeno sostiene la commissione d'inchiesta. Ma nessuno ha mai prodotto prove che lo possano confermare, soprattutto perché il numero di serie della scatola nera non è mai stato reso noto. L'aereo può avvicinarsi alla capitale e al Pentagono senza che nessuno provi ad abbatterlo, nonostante la sua presenza sia stata segnalata da almeno mezz'ora. Nel bunker operativo della Casa Bianca, il vicepresidente Cheney viene costantemente aggiornato sulla posizione dell'aereo in avvicinamento, ma al momento cruciale emette un ordine che di fatto impedisce l'abbattimento. Nessuno ha mai chiesto a Cheney quale fosse l'ordine misterioso emanato che di fatto ha consentito all'aereo di andare a colpire indisturbato il Pentagono. La manovra del Boeing, inoltre, è del tutto illogica dal punto di vista dei terroristi. Perché colpire un lato del Pentagono che era stato appena rinforzato quando si ha a disposizione tutto il tetto e la possibilità di arrecare danni maggiori arrivando direttamente dall'alto? Alla guida inoltre abbiamo un presunto attentatore che non può essere in grado di compiere simili evoluzioni. Subito dopo l'impatto compaiono alcune persone che raccolgono frammenti dell'aereo, violando così la scena di un crimine. Vengono fotografati e visti da alcuni testimoni che hanno l'impressione che siano dei servizi segreti. Non capiscono come possano essere arrivati così in fretta. Forse sapevano già tutto, dichiara un manovale che era a pochi metri di distanza. La maggior parte dei testimoni racconta di aver visto un grosso aereo schiantarsi, ma altri parlano di un velivolo più piccolo. Basandosi solo sulle semplici testimonianze, è quindi impossibile stabilire che l'aereo fosse un 757. Ma soprattutto, con un bestione da 100 tonnellate che si schianta a forte velocità contro un edificio di cemento armato, si sarebbero dovuti trovare rottami di grandi dimensioni, tipici di un incidente che coinvolge un aereo commerciale. Invece, sul prato, non restano che piccoli frammenti. Non ci sono motori, ruote, coda e neppure corpi, sedili e valigie. Secondo la versione ufficiale, il Boeing si è avvicinato al bersaglio volando quasi raso terra. Leggermente piegato a sinistra, ha colpito il Pentagono con un'inclinazione di 42 gradi. Secondo la versione ufficiale, l'aereo sfonda la facciata e prosegue in diagonale la sua corsa all'interno dell'edificio, distruggendo e distruggendosi. La fusoliera arriva fino all'anello esterno dell'edificio C, dove produce un foro d'uscita di quasi 3 metri di larghezza. Ma molte evidenze smentiscono questa ricostruzione. Innanzitutto il foro d'entrata. Pur essendo largo una trentina di metri, non è sufficiente per accogliere l'apertura alare di un Boeing che, vista l'angolazione d'impatto, è quasi il doppio. All'esterno però i resti delle ali non si trovano. Ma ancora. Alcune finestre, secondo le proiezioni, si sarebbero dovute disintegrare all'impatto con le ali. Invece i telai ne escono sostanzialmente intatti e i vetri non si sono neppure rotti. Mancano anche i segni che avrebbero dovuto lasciare gli stabilizzatori di coda e la coda stessa, alta 8 metri. Capitolo motori. I due RB211 prodotti dalla Rolls-Royce pesano ciascuno 3 tonnellate. La parte interna delle turbine è costruita con materiali iperresistenti, tanto che molti li ritengono indistruttibili. Invece, gli unici resti di motore trovati all'esterno e all'interno dell'edificio sono così piccoli, mal ridotti e deformati da non poter essere compatibili con un 757. Ma il mistero più grande è il cosiddetto foro d'uscita. La forma perfettamente circolare suggerisce che la fusoliera del Boeing sia arrivata a fine corsa praticamente intatta. Ma il Pentagon Building Performance Report del 2003, redatto dall'Associazione degli Ingegneri Civili, smentisce la ricostruzione ufficiale. Nel rapporto si legge: le colonne dell'edificio che si trovavano al primo piano sul percorso della fusoliera risultavano danneggiate ma ancora in piedi. È altamente improbabile che una qualunque porzione significativa della fusoliera possa aver mantenuto la sua integrità fino a questo punto del percorso. Invece, la struttura dell'aereo è stata quasi certamente distrutta prima di aver percorso una distanza pari alla sua lunghezza, che è di 47 metri, circa la metà della distanza tra il foro d'entrata e quello d'uscita, che dunque è inspiegabile.
In sintesi, i danni rilevati al Pentagono, sia all'interno che all'esterno, non sono in alcun modo compatibili con l'impatto che un Boeing 757 avrebbe prodotto. Qualcos'altro ha causato la distruzione. Il mistero di cosa abbia colpito il Pentagono si sarebbe potuto risolvere in fretta se l'FBI avesse reso pubblici i numerosi contenuti video, ben 85 cassette, assicurati dalle decine di telecamere che inquadravano la zona dell'impatto. Ma i federali hanno sempre risposto che solo un filmato lascia intravedere davvero l'aereo. In realtà, nei pochi fotogrammi del video si intuisce solo quella che sembra essere la coda di un aereo seguita da fumo bianco. Ma la fusoliera rimane coperta da una colonna di cemento che si trova proprio di fronte alla telecamera. Il Ministero della Difesa ha rilasciato anche un secondo video, girato da un'altra telecamera dello stesso parcheggio. Ha un'altra prospettiva e una visuale libera, ma neppure in questo caso è possibile identificare il 757. Anzi, facendo un raffronto fotogramma per fotogramma, si scopre che il secondo video è stato manipolato proprio nell'unico frame che mostrava l'aereo di passaggio. Testimoni oculari, i resti dell'aereo scoperti dai soccorritori civili e mostrati chiaramente anche nelle foto pubblicate recentemente, i resti umani identificati dai familiari e gli effetti personali dei passeggeri, ma anche i tracciati radar ricostruiti dalle indagini, resi pubblici, verificati e coerenti. Sono tutte prove che l'aereo che colpisce il Pentagono è il volo 77 dell'American Airlines. Oltretutto, se così non fosse, dove sarebbe finito il Boeing? E dove si troverebbero i passeggeri? Quanta gente dovrebbe essere coinvolta nell'eventuale complotto per far sparire un intero apparecchio e sostituirlo con qualcos'altro, sperando che nessuno scopra la messa in scena? E poi perché inscenare tutto ciò? In realtà, che il numero di serie della scatola nera non sia stato reso pubblico non rappresenta un mistero. È successo altre volte, ad esempio nell'incidente del volo Continental Express 2574 nel 1991. Perché l'American 77 non è stato abbattuto? Far precipitare un aereo di linea pieno di civili sopra un'area densamente popolata è pura follia. Inoltre, per provare a farlo, bisognerebbe prima trovarlo. I terroristi avevano spento il transponder e il tracciato radar è stato ricostruito solo in seguito, senza dimenticare che i protocolli dell'epoca non contemplavano affatto l'abbattimento, ma solo la scorta. Il dirottatore pilota ha semplicemente diretto l'aereo verso il Pentagono, che è largo 500 metri, e lo ha centrato in un punto a caso. Il Boeing, inoltre, non ha colpito direttamente la facciata. L'ha raggiunta dopo aver prima abbattuto 5 lampioni, un generatore, una recinzione, un muretto, un ufficio mobile e un albero. Annie Anjur era un pilota scarso ma qualificato. Aveva la licenza commerciale per plurimotori e aveva accumulato 600 ore di volo. Aveva iniziato a frequentare corsi di pilotaggio negli Stati Uniti nel 1996 e alcuni suoi istruttori lo consideravano un buon pilota. Quel martedì 11 settembre non ha effettuato nessuna finezza. È arrivato troppo alto sul bersaglio e così, per perdere quota, ha fatto una singola virata larga 10 km e durata oltre 2 minuti. Una manovra classica che molti piloti dilettanti messi nel simulatore hanno saputo ripetere al primo colpo. Gli uomini subito accorsi sul luogo dell'impatto non sono una prova del complotto. Potrebbero essere persone che semplicemente lavoravano al Pentagono. Inoltre, in un disastro aereo, violare la scena del crimine non esiste. La priorità è liberare l'accesso ai soccorritori, salvare i feriti ed evacuare le persone intrappolate all'interno del Pentagono. Quanto alle testimonianze raccolte quel giorno, 139 su 141 concordano di aver visto un grande aereo di linea. 86 persone lo hanno visto dirigersi specificamente verso il Pentagono. Molti lo hanno visto colpire l'edificio.
Solo due, che oltretutto si trovavano a grande distanza, sostengono fosse un aereo più piccolo. Ma la cosa più importante è che nessuno ha raccontato di aver visto un aereo strano, un caccia, un missile o altro. Perché mancano grandi detriti all'esterno? Per quale motivo un aereo da 100 tonnellate che sfonda la facciata di un edificio dovrebbe lasciare il grosso dei rottami fuori? Se un camion sfonda una casa, ci aspettiamo di trovare la motrice all'esterno o all'interno? Le foto terribili dei rottami e dei resti dei passeggeri dentro il Pentagono ci sono e come, ma sono appunto dentro, perché i rottami di un aereo lanciato a grande velocità non tornano indietro come per incanto. Molto si è discusso sul foro d'entrata. L'analisi delle foto mostra una breccia molto più larga di 5 metri. I complottisti scelgono di far vedere solo le immagini nelle quali i getti degli idranti coprono gran parte della breccia e rivelano solo la sua parte centrale. Invece uno squarcio di 35 metri è più che compatibile con un 757 largo 47 metri. Non ci si può aspettare, infatti, che l'aereo lasci un'impronta perfetta, comprese le fragili estremità delle ali. Le finestre della facciata erano in vetro antibomba, montate su telai ad alta resistenza, e si sono comportate di conseguenza. Anche stabilizzatori, deriva e timone sono parti relativamente fragili. Perché avrebbero dovuto lasciare segni chiaramente riconoscibili? E perché gli organizzatori del complotto sarebbero stati così maldestri da dimenticare questi particolari? Nessun esperto potrebbe sostenere che i motori degli aerei sono indistruttibili. Tutt'altro, come dimostrano le immagini dell'incidente avvenuto nel Queens di New York poche settimane dopo l'11 settembre. Un motore d'aereo non è un blocco solido di titanio, ha una parte centrale più consistente e un'enorme serie di ventole intorno. Anche sul cosiddetto foro d'uscita non esistono misteri. Nessun tecnico o perito ha mai affermato che la fusoliera sia arrivata intera a fine corsa. Più semplicemente, una parte della valanga incoerente di rottami del Boeing ha sfondato una parte di muro di riempimento. Un aereo che sfonda un edificio non resta intatto, si frantuma e i frammenti proseguono la corsa come una valanga. Il Pentagon Building Performance Report dice appunto questo e non smentisce affatto la ricostruzione degli inquirenti. Ma come si può sostenere che il Pentagono sia stato colpito da qualcosa di diverso dal Boeing 757? Gli organizzatori della manipolazione sarebbero dovuti essere centinaia, tutti così maldestri da usare un finto aereo troppo piccolo, che non sfonda le finestre come dovrebbe, che fa un foro d'entrata troppo piccolo, che non lascia i segni della coda, che non ha motori indistruttibili, ma è capace di arrivare a fine corsa con la fusoliera praticamente intatta. Quanto ai video, non è vero che sono 85. L'FBI li ha resi pubblici anni fa e non mostrano nulla di significativo. Abbiamo testimoni, rottami, resti umani, tracciati radar, ma non conta nulla perché non c'è un video nitido. Non esiste nessuna prova che siano stati manipolati. E seppure fosse, perché farlo tanto male da essere scoperti? Dov'è finito l'aereo della United precipitato a Shanksville, in Pennsylvania, l'11 settembre 2001? È la domanda che si pongono le prime persone che arrivano sul luogo del disastro attirate da un enorme boato. Non trovano nessun rottame, nessun corpo, solo piccoli frammenti e alberi che bruciano. La spiegazione dell'FBI è che il Boeing è sprofondato nel terreno soffice, rimanendo completamente sepolto. I tecnici ritrovano il registratore dati a 4 metri di profondità, mentre a 8 scoprono il registratore delle voci. Dopo 2 mesi di scavi, il 95% dell'aereo viene recuperato e sequestrato e mai nessuno riuscirà a vederlo, salvo un frammento del passaporto bruciacchiato di Ziad Jarrah, il terrorista che avrebbe pilotato il Boeing. Solo una casualità?
E poi c'è il mistero del cratere. Come ha fatto a richiudersi da solo prima che arrivassero i soccorritori? Impossibile spiegarlo dando per buona la versione ufficiale. Ma non è tutto. Subito dopo l'impatto alcune foto mostrano in alto nel cielo un fungo di fumo nero. Non c'è una colonna di fiamme che invece è una caratteristica ricorrente in questi casi. Il fuoco viene provocato e alimentato dal carburante presente ancora nel serbatoio. Secondo la ricostruzione della commissione d'inchiesta, i passeggeri cercarono eroicamente di entrare nella cabina di pilotaggio per evitare che altri importanti obiettivi venissero centrati dai terroristi islamici. Non riuscirono mai a raggiungere i dirottatori, ma in qualche modo contribuirono a forzare lo schianto nei campi della Pennsylvania. Ma le cose andarono diversamente. Frammenti d'aereo, infatti, sono stati trovati a 12 chilometri dalla voragine scavata dallo United 93. Particolare che suggerisce un abbattimento in volo anziché un apparecchio precipitato ancora intero. L'ipotesi è avvalorata anche dal sindaco di Shanksville, che raccontò di essersi precipitato sul luogo dello schianto ma di non aver trovato nessun aereo, solo una buca fumante piena di piccoli rottami. Ma chi avrebbe potuto abbattere il Boeing dirottato dal momento che nessuno ha visto caccia militari in quello spazio aereo? Forse un misterioso jet bianco scomparso subito dopo l'impatto e citato da alcuni testimoni. Insomma, la versione ufficiale sul volo 93 non regge. Non c'è nessuna evidenza che i terroristi fossero davvero a bordo, né che l'aereo si sia schiantato a Shanksville. Nessuna prova che i passeggeri abbiano chiamato le loro famiglie, né che si trovassero realmente sull'aereo precipitato o più probabilmente abbattuto. Falso che non sia stato trovato nessun rottame e che il Boeing della United precipitato l'11 settembre a Shanksville, Pennsylvania, sia sprofondato in un cratere che poi si è richiuso sulle 44 vittime, compresi i 4 dirottatori. Le foto aeree mostrano un grande cratere aperto e rottami sparsi ovunque. Il Boeing 757 è precipitato quasi verticalmente, per cui non ha senso aspettarsi di trovare enormi frammenti disseminati in superficie su un'area ampia. Del resto basta guardare gli effetti al suolo di altri disastri aerei con caduta quasi verticale. Rottami estremamente minuti, penetrazione profonda nel terreno delle parti più resistenti del velivolo, cratere relativamente piccolo. Non è vero che tutto sia stato sequestrato e mai mostrato pubblicamente e che curiosamente solo una parte del passaporto di un terrorista sia stato ritrovato. Ci sono anche 1500 frammenti dei cadaveri dei passeggeri e 7 scatole di effetti personali con gioielli, carte di credito, fotografie, documenti, portafogli, passaporti, patenti e carte d'identità. C'è poi l'inevitabile domanda da porsi. Quanta gente sarebbe stata necessaria per organizzare la messa in scena ipotizzata nelle teorie complottiste? Far sparire l'aereo vero, far sparire i passeggeri e conservarne i cadaveri, raccogliere i loro effetti personali, scavare di nascosto una buca, disseminare frammenti di aereo, di corpi e di effetti personali nella buca, ricoprire la buca stessa. Non esiste nessun mistero sul jet bianco avvistato. Era un Dassault Falcon 20 privato che era in zona. I controllori di volo lo inviarono a cercare il punto di caduta dello United 93. Sorvolò ripetutamente la zona d'impatto per rilevare le coordinate geografiche esatte e comunicarle alle autorità. Le prove che i passeggeri si trovassero a bordo dell'aereo e avessero tentato di riprenderne il possesso sono numerose. I loro resti umani, identificati tramite DNA, i loro effetti personali, riconosciuti dai familiari, le telefonate fatte usando i telefoni di bordo da almeno 11 persone, tutte riconosciute dai familiari che le hanno ricevute. I don't know what to say. There's three guys, they've hijacked the plane. I'm trying to be calm. We're turned around and I've heard that there's planes that been blown into the World Trade Center. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Le chiamate sono false? La CIA ha assunto una squadra di imitatori? Oppure i morti del volo 93 sono tutti impostori e anche i loro familiari sono parte della messa in scena e sono attori prezzolati?
Alle 17.21, quasi 7 ore dopo il crollo della Torre Nord, mentre in quello che ormai era diventato il ground zero delle Torri Gemelle, dove i soccorritori cercavano disperatamente di recuperare i feriti, crolla quello che veniva chiamato l'edificio 7 dell'area del World Trade Center. Un palazzo di 47 piani alto 173 metri e 70 centimetri, che ospitava per la gran parte dei suoi spazi società assicurative e finanziarie, ma anche su due piani, il nono e il decimo, uffici dei servizi segreti e al 23° piano il New York City Office of Emergency Management, l'OEM. Il palazzo era già stato evacuato, ma quel crollo, che non provocò vittime, è la pistola fumante. L'11 settembre è stato un complotto. Innanzitutto perché il crollo di quel palazzo, che tra l'altro conteneva uffici governativi delicati, non viene esaminato dalla commissione dell'11 settembre. L'edificio 7 non viene menzionato nelle centinaia di pagine del rapporto finale. Ma anche il NIST, che indagò tecnicamente sul crollo delle Torri Gemelle, non si occupò, se non tardivamente, di quello, del tutto simile, dell'edificio 7. E solo nel novembre 2008, 7 anni dopo, pubblicò le sue conclusioni. In realtà i tecnici ufficiali non trovarono una risposta sulle cause di quel cedimento verticale, che sarebbe stato provocato esclusivamente dal gran calore sviluppato dall'incendio, e usano per descrivere la natura del cedimento non crollo in caduta libera, bensì caduta progressiva. A conforto di questa tesi, il NIST allega una simulazione al computer che però non chiarisce affatto e non spiega il perché di quel collasso. Al momento del crollo gli incendi ancora erano in corso, ma non in modo massiccio. Il collasso comprende contemporaneamente tutta la lunghezza del palazzo, da est a ovest, 100 metri, con i piani che cadono paralleli tra di loro, senza alcun cedimento parziale di settore. L'Associazione di Architetti e Ingegneri per la Verità sull'11 settembre sostiene che il crollo simmetrico e perpendicolare di questo edificio, con il tetto che rimane essenzialmente in posizione orizzontale per tutta la caduta, dimostra che tutte le 82 colonne portanti del palazzo sono state eliminate simultaneamente, nel momento preciso in cui la cima dell'edificio inizia a cadere. Nella versione finale del suo rapporto, inoltre, lo stesso NIST riconosce come l'edificio sia crollato alla velocità di caduta libera per circa 30 metri. Come spiega l'Associazione di Architetti e Ingegneri per la Verità sull'11 settembre, un crollo in caduta libera può avvenire solo se prima l'intera struttura portante è stata rimossa. E l'unico modo conosciuto per rimuovere simultaneamente tutta la struttura portante di un edificio è quello di una demolizione controllata. È sempre l'Associazione degli Architetti e Ingegneri per la Verità sull'11 settembre, forte dei suoi quasi 3.000 affiliati, a tenere viva la discussione e rilanciare nuovi studi tecnici. L'ultimo rilasciato proprio la scorsa settimana dal professor Leroy Halsey dell'Università dell'Alaska, che insieme ai suoi studenti di PhD si è nuovamente concentrato su quei 7 secondi di caduta libera che hanno polverizzato l'edificio 7. L'argomento della caduta libera rimane, secondo l'associazione, la prova principe delle demolizioni controllate dell'11 settembre 2001. Non esiste alcun mistero intorno al crollo dell'edificio 7 ed è per questo che nel rapporto finale della commissione non viene esaminato. Ed è falso però ripetere che non sia stato nemmeno menzionato, perché invece, come vediamo, si parla di quel palazzo e si descrive anche l'attività svolta negli uffici dell'agenzia newyorkese per la gestione delle emergenze, l'OEM, fino a quando non venne dato l'ordine d'evacuazione. E nel rapporto, tra l'altro, non viene preso in considerazione dettagliata anche il crollo dell'edificio 3 del complesso del World Trade Center, ovvero l'Hotel Marriott, 33 piani costruiti accanto alle Torri Gemelle come offerta alberghiera nella richiestissima zona degli affari di Wall Street. Niente da dire per la commissione anche su un altro edificio che collassò quel giorno, la Cattedrale di San Nicola. Crolli, detriti che cadono ovunque e incendi. Non è vero che il fuoco che bruciò parte dell'edificio 7 era un incendio di portata limitata.
10 i piani coinvolti dalle fiamme. In questi anni sono state raccolte le testimonianze dei pompieri che si trovavano sul posto, che avevano già recintato la zona in previsione di un possibile crollo. Frank Papalia, Lenny Curcio, tra gli altri, ne descrivono la portata e l'impossibilità in quelle ore di poter circoscrivere quella linea di fuoco dentro il palazzo che ne indeboliva le strutture. Non bastava l'acqua che pompavano dal fiume Hudson e raccontano di come decisero di ritirare le squadre che non erano in grado di arginare l'incendio di quei 10 piani. L'edificio 7 venne colpito e come dai detriti del crollo della Torre Nord. Esistono le fotografie che mostrano come grossi blocchi della facciata siano stati in un certo senso strappati dall'impatto con i pezzi della prima delle due torri colpita dall'aereo, la seconda a crollare. Esiste la spiegazione tecnica sul crollo di quel palazzo senza scomodare esplosivi o demolizioni controllate. Lo studio del professore di ingegneria civile dell'Università di Oakland, Charles Clifton. Gli incendi che durarono ore avrebbero indebolito progressivamente alcuni degli elementi portanti e la rapidità del crollo verticale è spiegabile dal fatto che una volta che i solai cominciano a cadere o si verifica il cedimento dell'intelaiatura, la caduta è veloce e dalle immagini quel collasso non ha nulla di misterioso nei tempi e nei modi. Insomma, chi parla di un palazzo imbottito in precedenza di esplosivo come per una demolizione controllata, non è riuscito a portare una prova in più che conforti la sua tesi, tra l'altro mischiando nei gruppi di lavoro alcuni professionisti dal curriculum incerto o comunque non in grado di poter dimostrare scientificamente questa ipotesi, e anche l'ultimo ingegnere che la scorsa settimana ha presentato un nuovo lavoro, Leroy Alsey dell'Università dell'Alaska, ha provato solo a concentrarsi su quei 7 secondi di caduta, senza comunque poter proporre una tesi alternativa che, al di là dei dati tecnici, degli studi strutturali, non riesce comunque a giustificare logicamente il teorema. Sedici anni dopo rimangono senza risposte anche domande che non sono ingenue ma logiche. Minare un palazzo di 47 piani per far crollare 82 colonne non è un lavoro che si possa compiere di nascosto. Al momento del crollo non sono stati uditi quei boati assordanti tipici delle demolizioni controllate. Sono stati i pompieri, ore prima, a capire che per via dell'incendio anche quel palazzo era a rischio crollo e lo fecero evacuare e circoscrissero la zona. E infine, perché distruggere proprio l'edificio 7 per far sparire i documenti degli uffici dei servizi segreti del 9° e 10° piano con il pericolo che comunque del materiale potesse rimanere integro ed essere recuperato? Domande ancora senza risposta. Questi fatti dell'11 settembre, smontati e rimontati nel dettaglio, ricostruire due opinioni contrapposte. Sullo sfondo incombente rimane sempre Osama Bin Laden. Il 13 dicembre del 2001 il Pentagono dà il via libera alla diffusione di un filmato trovato in un VHS durante una perquisizione in una casa privata a Jalalabad. Osama Bin Laden è vestito con un turbante chiaro e tuta mimetica, seduto tra cuscini in una stanza che secondo gli osservatori si trovava però a Kandahar. Accanto a lui le gambe coperte da un lenzuolo, uno sceicco saudita forse paralizzato. È una situazione rilassata e conviviale. Con lui anche Sulaiman Abu Ghait, allora portavoce di Al-Qaeda, e anche il medico egiziano suo braccio destro, Ayman al-Zawahiri, già accanto a lui nel video che Al Jazeera trasmise subito dopo l'attacco all'Afghanistan il 7 ottobre 2001. La registrazione di questo video sarebbe del 9 novembre, quasi 2 mesi dopo gli attentati, e si parla dei presagi di un grande attacco contro gli USA avuti da altri affiliati. Per i servizi americani l'11 settembre è raccontato e rivendicato in una casa in Afghanistan da chi l'ha ideato e organizzato. Ma chi crede invece che sia stato tutto un complotto afferma che questo video non ha alcun valore di prova perché Bin Laden non rivendica alcun attentato, si limita a dire di esserne stato a conoscenza, che alcuni avevano avuto visioni di attacchi contro gli Stati Uniti, ma non racconta mai di averlo organizzato. Per i complottisti non c'è alcuna certezza che a parlare sia proprio Osama Bin Laden, per alcuni è un sosia e poi, terza ragione, per altri la più forte per dubitarne la veridicità,
pubblicità e il fatto che questo video sia stata la CIA a trovarlo e a diffonderlo. Azam mi ha detto di non registrare niente. Ho pensato che fosse un buon presagio perché era un po' prima delle operazioni che quest'anno si sono fatte. Il nostro fratello Abu Hassan al-Masri si era visto, era anche apparso su Al Jazeera qualche giorno prima. Aveva detto agli americani, insomma lui aveva detto di aver avuto una visione. Avevo visto che stavamo giocando come fossimo una squadra, lode a Dio, e io mi meraviglio che tutti i membri della nostra squadra erano piloti. E questo cos'è? Loro sono i piloti, lode a Dio, e lui, Abu Hassan al-Masri, non sapeva niente dell'operazione fino a che non l'ha sentito per radio. Dio, è grande. Lui non sapeva niente e ha detto: la partita è finita, noi li abbiamo battuti. Così ho pensato che fosse proprio un buon presagio. Dio è grande, Dio l'ha voluto. Anche Suleiman Abu Ghait racconta di aver avuto la visione di una famiglia egiziana davanti a una televisione che esultava, e il figlio maggiore esultava più di tutti. Sullo schermo la scritta: in vendetta dei bambini di Gerusalemme, Osama Bin Laden ha condotto gli attacchi contro gli americani. A chiarire il riferimento sul figlio maggiore egiziano è Osama Bin Laden. Mohammed Atta, che Dio ne abbia misericordia, era il responsabile del gruppo egiziano. Lo sceicco poi racconta: per un aereo colpire quell'obiettivo, le persone, lui è stato l'uomo devoto dell'organizzazione, un martire. Aveva raccontato: mi vedo come se stessi cavalcando un aeroplano, è il sultano dell'organizzazione, è un grande uomo, e mi diceva: stai saldo e ti porterò sulle spalle, non ti preoccupare della strada. E mi ha tirato per mezzo chilometro nel deserto, mi ha tirato con forza, pregavo Dio di aiutarlo, e mi disse: voglio spiegare che ho sognato come se stessi cavalcando un aereo, e mi disse che era stato tanto tempo fa, l'anno scorso, e io non capivo e dicevo: fratello mio, non ti capisco. I fratelli che lo hanno fatto tutti sapevano che era un atto di martirio. Gli era stato chiesto di andare negli Stati Uniti, in Europa, non sapevano nulla della sostanza dell'operazione, loro si addestravano e basta, non gli era stato detto nulla fino a poco prima che si imbarcassero, e non erano i capi dei gruppi sugli aeroplani, i capi erano ad addestrarsi, non si conoscevano tra di loro, ma andavano veloci nell'imparare, così l'operazione è andata avanti. Hanno portato la buona notizia e noi abbiamo detto: che Dio vi benedica. Non conosceremo mai la versione di Bin Laden. Barack Obama, il 2 maggio del 2011, dalla Casa Bianca, ne annunciò la morte nel covo di Abbottabad in Pakistan, nel raid dei Navy Seals. E proprio la scoperta del covo, la sua morte, la fine del corpo di Bin Laden, ufficialmente disperso in mare, sono fatti e versioni che aprono altre domande.